In questi luoghi il rispetto per se stessi e per gli altri è molto importante, ma stranamente non passa attraverso i canoni della competizione e della sopraffazione cui la nostra società ci ha abituati. Qualità mentali come l'attaccamento e l'ira, che porterebbero ad atti violenti, sono visti come il male peggiore per risolvere un problema. Mentre l'atteggiamento comune è tutto racchiuso nella piacevole espressione «Cicen, qual è il problema?». Ed è forse proprio questa arrendevolezza gentile e questa capacità di mediare i contrasti attraverso l'aggancio spirituale alla vita che fa dei tibetani uno dei popoli più tolleranti e pacifici del pianeta. I problemi tuttavia esistono e le soluzioni non sono così semplici. Se da una parte la Cina ha chiuso i confini, dall'altra l'India, l'Occidente e i network captati dalle rare antenne paraboliche propongono a queste genti modelli economici e stili di vita molto lontani dal loro modo di essere, e ciò non fa che aumentare i rischi di disgregazione sociale e disadattamento. Nella sua visita a Trento, il Dalai Lama ha affermato che quando un popolo è consapevole dell'importanza delle sue radici e fa sì che esse diventino parte integrante dell'esistenza quotidiana, allora nessuna globalizzazione può danneggiarlo. Parole di grande apertura e saggezza, che lasciano un sapore di speranza, come il mantra Om Mani Padme Hum, m'inchino al gioiello del loto, impresso sulla montagna, che nessuna tempesta sembra poter cancellare. Ma il tempo corre. In Tibet più di 1.200.000 persone sono morte a causa dell'invasione e oggi, con l'immissione massiccia di coloni, l'obbligo della lingua cinese e la sterilizzazione forzata delle donne tibetane, la sinizzazione del paese delle nevi è quasi al termine e i tibetani diventeranno presto un ricordo antropologico come le tante minoranze etniche ormai scomparse dal pianeta. Vista la situazione praticamente senza sbocchi, è importante favorire sempre più la conoscenza del problema tibetano affinché governi e istituzioni spingano la Cina ad intavolare trattative con il governo tibetano in esilio e nel contempo, attraverso gli aiuti e la cooperazione, è essenziale sostenere i profughi a preservare se stessi e la loro cultura. Nello Spiti si avvicina il tramonto. Gli uomini tornano a casa dopo il duro lavoro giornaliero e le bandierine sventolano nell'aria, diffondendo le preghiere di buon auspicio ai Buddha delle quattro direzioni. Nella scuola di Thabo le lezioni sono terminate e Sonam è sulla via di casa. Si attarda solo un po' per mostrare agli amici più piccoli le meraviglie del compasso e della geometria. Anche oggi, lei e i suoi compagni hanno imparato qualcosa in più che andrà ad arricchire il loro bagaglio di conoscenze. E tra qualche anno saranno forse questi bambini che insegneranno ad altri o che decideranno di rimanere nella valle per impiegare le competenze acquisite a favore della loro gente. E se questo accadrà, se veramente tutto questo accadrà, sarà il risultato positivo di un insieme di circostanze, di sensibilità e di volontà, che superando geografie e differenze culturali hanno reso possibile la nascita della piccola scuola nel paese delle nuvole bianche.
La comunità trentina è molto impegnata in progetti di solidarietà. Spesso con poche migliaia di euro possiamo dare risposte ai bisogni di una comunità. Nel paese delle nuvole bianche, come avete visto, i bambini sono belli, i bambini sorridono come tutti i bambini del mondo e qui abbiamo contribuito alla costruzione di una scuola affinché i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze possano avere un'istruzione, possano avere una formazione, perché questo è il vero strumento per sconfiggere la loro povertà.